Venezian Plaster. Allora, in questo piccolo bagnetto, un bagnetto di servizio dell'Accademia, abbiamo realizzato questo Venezian Plaster nero. Poi ci siamo inventati un po' di venature giusto per spezzare tutto il nero. Guardate che lucido, che bello, specchio, veramente uno specchio bellissimo. Qui abbiamo usato allora Venezian Plaster nero, abbiamo fatto tutte le vene a pennello, guardate, molto molto bello. Abbiamo dato su una bella mano di cera per proteggerlo, la nostra wax gloss. Qui invece abbiamo fatto il nostro marmorino 300 per renderlo idrorepellente. Quindi marmorino 300, in più abbiamo usato su una resina bicomponente. Guardate, proprio impermeabile al massimo. Guardate che bello, veramente bellissimo, elegantissimo. Qui sotto vi ricordo avevamo le piastrelle, quindi abbiamo fatto, all'epoca l'avevamo già ricoperte con il nostro coprifuga, che ahimè non vediamo più, e poi abbiamo dato su due mani di marmorino giusto per riempire le fughe, perché erano quelle fughe di una volta tutte strette, quindi due mani di marmorino, e poi siamo andati su ad applicare tre mani del nostro Venezian Plaster nero. Infine abbiamo realizzato queste vene fatte a pennello, argento e oro, e poi siamo andati su a lucidare ancora per proteggerlo con la nostra cera wax gloss per renderlo impermeabile. Bellissimo, veramente molto elegante. Adesso valutiamo se fare anche il pavimento, che già all'epoca l'avevamo fatto in resina. Vediamo. Grazie a tutti. Alla prossima!